parte finale della nostra trasmissione in cui andremo a riassumere tutto quello che è stato realizzato. Tra l'altro una domanda, mi chiedono se il riso è stato cotto in forno o sopra. Il riso in forno no, è stato sopra, sopra i fornelli, naturalmente. Terzo piatto, così all'improvviso l'abbiamo fatto, questa bella crepe dello chef. Ci vuoi spiegare come è stata realizzata? Abbiamo messo a soffriggere le verdure con un po' d'olio e sale e pepe. E abbiamo aggiunto quante uova? C'è una zucchina, mezza cipolla. E cinque uova. Si sente abbiamo fatto una parella con le uova sbattute con il formaggio, il sale e pepe e poi abbiamo aggiunto. Perfetto, quanto deve cuocere? 5-6 minuti. 5-6 minuti, quanto tempo è che l'hai messo? Sarà 3 minuti. 3 minuti, quindi fra 2 minuti. Allora Mirko, io direi innanzitutto di andare ad assaggiare questo riso. Andiamo. Per forza, andiamo, ci vuole. Ci spostiamo, andiamo ad assaggiare questo riso e poi apriremo anche questa bottiglia di Lambrusco locale. Ne prepari un piatto anche per Mirko? Sì. Io poco perché sono in dieta, cuoco. Poi magari ragazzi assaggiatelo anche voi se volete. Cioè adesso qua abbiamo i piatti, abbiamo le cose, adesso il nostro chef ci impiatta un po' di riso, ma giusto per fare un assaggio. Io l'ho già assaggiato, sono stato il primo e vado volentieri ad assaggiarlo ancora, perché adesso ci aprirai questa bottiglia di Lambrusco. Ce ne decanti le qualità, insomma Lambrusco ce ne sono di mille tipi. Prendo quella. Quella in frigo, esatto, giusto? Esatto. Abbiamo quelli in frigo. Possiamo, c'è la forchetta, ce l'hai, possiamo andare. Andiamo. Se i tuoi collaboratori vogliono, assaggiamolo tutti, No, che... loro mangiano dopo, perché chi lavora mangia sempre alla fine, no? Non togliamo le regole del lavoro. No, è un risotto che io conosco. Buono. Chissà quante volte l'avrai mangiato anche tu. Anch'io nelle mie trasferte mantovane, perché non è un piatto che da queste parti viene realizzato, lo si fa generalmente nel mantovano. E devo dire che nella sua semplicità però ha una sua dignità. È un buon riso. Il vino che andrebbe abbinato a questo riso? Allora, un Lambrusco, un rosso. Abbiamo deciso di abbinare il gran rosso del vicariato di Quistello. Soprattutto per valorizzare i prodotti del territorio, come ho detto prima, e per le sue qualità e per la sua struttura molto, molto corposa, si abbina perfettamente con i piatti della tradizione mantovana, con i salumi, e quindi direi che può andare bene con essendoci della salsiccia, giusto? Stiamo parlando del carne di maiale. È perfetto. Lo possiamo assaggiare? Certo. Ecco, allora, adesso spiegaci come si aprono le bottiglie, perché... Mi servirebbe... Un bicchiere? No, un tovagliolo. Vabbè. Un tovagliolo? Ce l'abbiamo forse quello? Può andare bene? Facciamo finta che sia quello. Facciamo finta che sia quello. Allora, innanzitutto l'etichetta va sempre rivolta verso il cliente. Si toglie la gabbietta. Non si fa mai il botto. Esatto. Devi avere sempre uno straccio quando tovagliolo di servizio. Di solito il tovagliolo di servizio. Quindi fai un movimento. Esatto, rotatorio, intanto alza. A destra, a sinistra, e nello stesso tempo lo... Esatto. Ecco. Ha fatto il botto. Ha fatto il botto. Quindi adesso annusiamo il tappo. Allora, per il verificare tappo. Che non sappia di tappo. L'importante deve sapere di vino. Non deve sapere di tappo. Perché se sa di tappo vuol dire che... Vuol dire che... Non va bene. È andato allora, ce ne metti un bicchiere a me, Mirko? Certamente. Tu l'hai proprio finito, Mirko? Io avevo la metà della tua. Mentre io parlavo, tu mangiavi... Allora, solitamente si versa una piccola quantità. Guarda pure verso la telecamera. E si fa assaggiare al cliente. Se può andare bene l'abbinamento con il piatto. Io sono il cliente. Se lui dà l'ok, lo devo assaggiare. Sì, è un Lambrusco bello corposo. Perché l'hai agitato così? È per far uscire i suoi effettivi sapori. Cameriere, può andare. Bene, me le verso pure, grazie. Ecco, può bastare. Fanne sentire un goccio anche a Mirko, non guidi tu, no? No, io non guido, oggi mi fa bene. Quanti gradi fa quel mantovano lì? 11. È il,
diciamo che la gradazione tipica dei lambruschi, quando li superano magari vuol dire che sono stati un po'... Mirko, assaggiano, grazie, è veramente squisito anche questo. Temperatura di questo lambrusco? Allora, andrebbe servito... Un po' più caldo di questo. Andrebbe servito tra i 14 e i 16 gradi. Però io lo prezzo così, secondo me in frigo era sugli 8-9 gradi. Ah sì, questo è un po' troppo freddo forse. Ma vabbè, adesso però... a me gusta anche così, eh. Va giù bene. I mantovani, se non si dà il lambrusco con questa temperatura, non lo bevono. Appunto. Pronto, buongiorno, con chi parliamo? Pronto? Buongiorno, chiamo da Campesine Antonella. Ciao Antonella, buongiorno, dimmi pure. Io volevo sapere, la carne del riso è macinato o salsiccia? Prego, la carne. No, è il macinato. Macinato di maiale, normale, lo si trova già nelle confezioni preparate anche al supermarket, giusto? Sì, 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 supermercato. Macinato, non misto, solo maiale. Solo maiale. Solo maiale. Solo maiale. Lo si fa soffriggere, non so se hai visto, con un po' di burro e alla fine sfumato con un po' di vino bianco, fine, molto semplice. Non l'ho visto, ho visto solo... Allora, spiega ancora, perché vedi, è mezzogiorno, è 27, no, magari qualcuno sta venendo a casa dal lavoro. La preparazione... È un assuntino, veloce. Come ci sono due aspetti particolari, la preparazione del pesto e la cottura anche del riso, che magari alla fine ridiremo. Comunque, per quanto riguarda la salsiccia... solo con un po' di burro, giusto? Sì, che viene aromatizzata con aglio, sale e pepe, si lascia soffriggere e una volta soffritta va sfumata con vino bianco. No, la particolarità è che in questo caso i chicchi devono essere ben separati e soprattutto anche non ci deve essere una... Devi sentire proprio tutte le varie... i vari chicchi di riso, devi sentire tutti i vari pezzi di carne che alla fine risultano anche abbastanza duri, è giusto, deve essere così. Deve essere. La nostra frittata, prima di passare al dolce, possiamo togliere intanto dal forno, prego, possiamo togliere anche la torta, la mettiamo qui, e che così vediamo come è risultata questa bellissima sbrisolona. Togliamola dal forno, l'abbiamo già spento da mo', perché con mezz'ora magari ce l'abbiamo fatta, mettiamola qua, questo è il risultato della nostra sbrisolona. Come c'è? Ah, ecco. Ah, perché va capovolta, eh? No, è per staccarla dalla teglia. Per staccarla dalla teglia la dobbiamo... Dal pugno. Quindi il verso non conta? O è proprio il verso? È il contrario? Quindi. No, adesso va ancora rigirata. Ah, va ancora rigirata. Ah, infatti, perché le mandorle vanno di sopra, giustamente. Stiamo seguendo questa operazione, ecco qua. Ah, ecco, classica sbrisolona, così. La mettiamo lì davanti? Di fianco al piatto di riso? Anzi, però bisognerebbe anche assaggiarla, ragazzi. Allora aspettiamo la frittata. Guarda, è pronta la frittata? Sì. Pronta? Ah, ma guarda un po'. L'hai messa sul coperchio? E voilà. Ah, adesso va. Ma che brava! E poi la mettiamo direttamente su... Magua, ma che bella! Ragazzi, scusa, Subito andiamo, Mirko. Va, se magna. Vediamo allora, questa frittata, questa crepe dello chef preparata, ha un profumo incredibile. Uova, zucchine, cipolla e basta? Sì. Pepe, sale? Pepe, sale. Allora, hai fatto soffriggere, lo torniamo a ripetere, puoi ripeterlo per favore? Ho fatto soffriggere le zucchine con la cipolla, e il sale e il pepe ci ho messo. Poi ho fatto una parella con 5 uova e ci ho aggiunto il formaggio e sempre il sale e il pepe, le ho sbattute e poi la verdura l'ho aggiunta in padella. Come possiamo servirla? Tagliandola a triangolo? Sì. Prego. Un triangolino. Qua ci sono 5 uova. Sì, 5 uova. Una zucchina, mezza cipolla e 5 uova. Di gallina, perché a volte usano anche le uova di struzzo. Vabbè, dai, no, usiamo quella di gallina. Sarà un po' calda, ma vediamo di dare un... Questa con cosa l'abbineresti? Sempre con lo stesso lambrusco? No, io l'abbinerei con uno spumante. Un vino spumante.
un frizzante tipo un Valdobbiadene. Esattamente, esattamente, è un prosecco, sì. Vabbè, qua tra l'altro un 800 rosa per esempio potrebbe andare bene, un 800 rosa e un rosato ci potrebbe stare? Potrebbe stare, sì. Magari anche un pignoletto. Diciamo che sarebbe preferibile un prosecco. Un prosecco, sì. Perfetto. Com'è buona? Buonissima. Bravo. Senti, ma vedi, a volte nella semplicità, devo dire che, fallo pure sentire anche, nella semplicità a volte ci sono le cose più interessanti che si possono, si cercano dei sapori, delle volte che uno rimane lì, ma cosa sto mangiando? E magari va anche bene delle volte, ma quando ci si trova in compagnia si mandano delle cose con dei sapori conosciuti, è sempre un gran bel piacere. Complimenti, una frittata fatta al volo. Anche tu troverai, buona, credo spesso e volentieri, no, poi la consistenza, l'hai cotto a fuoco lento, sì. Cioè proprio la consistenza, non si sbriciola, rimane tutto insieme, bravissima. La torta sbrisolona, eccola qua. Allora, preparazione della torta sbrisolona. Mi fai vedere la ricetta e adesso ci torni a elencare per l'ultima volta, dopo ce ne taglierai una fetta e sentiremo anche quella. Perché finora voto alto, ti do il vino bianco? Perché è da prima, certo. Intanto, perché con la torta sbrisolona dopo ci vuole un vino bianco. E vino hai scelto dolce. Un dolce del vicariato. Del vicariato di quest'anno. Questo va bevuto freddo. Ah, allora, metto di qua. Spieghiamo la torta sbrisolona come è stata preparata. La torta sbrisolona ci va la farina gialla, lo zucchero, poi ci va il burro e in tutto in dose 200 grammi. Ci vanno due uova, e poi la vanillina e la grappa. E la grappa. No, tu hai preparato l'impasto con? Subito con? Con la farina e farina gialla e lo zucchero. E lo zucchero. Hai fatto l'impasto, poi... Poi impastato con il burro. Passato, cioè hai aggiunto il burro, poi... Sì, le uova, la vanillina e la grappa. E la grappa. E alla fine le mandorle, le hai tritate. Le mandorle tritate dentro. E invece in superficie ci hai messo quelle intere. Sì. Le tagliamo una fetta che facciamo l'ultimo assaggio? Puoi prenderla? Chi è che la taglia? Che poi non si taglia in verità, sbrisolona. Ah, già, è vero. Allora, come si... Bisogna dare un pugno qua? Sì. Ah, cioè, esatto, perché questa non va tagliata. Si chiama... Sì, da... Tu l'hai già fatto altre volte? Cioè, no, perché ci vuole una... Chi è che lo vuol fare? Rompere la sbrisolona. Dopo si va lì con le mani e si prende un pezzettino della sbrisolona. Allora... Inquadriamo questa sbrisolona, chi è che vorrà dare il primo pugno? Attenzione, ah, ci devi mettere sopra. Per questioni igieniche. Giusto, no, hai perfettamente ragione. Quindi non è neanche tanto violento. No, perché bisogna, cioè, non devono essere uguali più o meno i pezzi della torta. Mm. E questo qua è infatti la particolarità che è sgranata, ecco. Sgranata. Piatto, prendi uno, tieni. Quindi adesso è già sgranata? Cioè adesso... Andarti sotto con... Ecco, devi prendere proprio quello che si sbriciola tutta. Beh, non a caso si chiama sbriciolona. Infatti nei ristoranti portano i pezzettini e tante volte portano anche la grappa che si può spruzzare sopra. Beh, qua non c'è già la grappa. Sì, ma ti ricordo anche il bicchierino di grappa. Può essere, imbevuta anche in un qualche vino. Allora, allora sarebbe la tradizione accompagnarla proprio con la grappa. E da... Cioè, prima un pezzo di torta e poi la grappa? Esattamente. Oppure proprio da spruzzare sopra. Beh, classica sbisolona fatta in mezz'ora, tempo di cottura. Cosa ci abbiniamo? Allora, questo qua è un dolce del vicariato di Quistello, la stessa cantina di prima e si abbina molto, si sposa molto bene con la sbrisolona e i dolci tipici della provincia di Mantova. Me lo fai sentire? Certo. Anche questo l'hai aperto? L'ho aperto prima. Anche questo gli dai il movimento, io devo assaggiare. Certo. Come l'uomo del monte, ha detto sì. Bello, no, perfetto, vino dolce. Si piace la sbrisolona. Qua un vino troppo, diciamo, troppo secco non ci sta, proprio deve essere abbinato con un vino dolce. Sì. Vadi, vadi,
Questo farà pochi gradi, dolce com'è? Sì, dovrebbe fare sugli 8 gradi. Ma a me piacerebbe anche fare questa operazione, si può fare secondo te? Se no, voglio dire, è contemplata nella... Certo. No, così, perché la torta sbisognerà di sua, è anche un po' secca. Sì. Quindi magari se la umidifichiamo un po'... siamo al top. Vuoi assaggiare? L'ho assaggiata. Ragazzi, cosa vi devo dire? Vi devo fare dei gran complimenti, perché in poco tempo avete preparato dei piatti semplici, ma soprattutto che appartengono a una tradizione mantovana. La frittata no, la frittata è universale. Sì, sì. Però quella ce la siamo inventata come ultimo piatto. E devo dire che questi ragazzi, Mirko, raccontaci un po' la storia, l'ultimo minuto per raccontarci la storia di questi ragazzi, perché visto che tu insegni una scuola alberghiera, loro provengono tutti dalla scuola alberghiera, giusto? Dalla scuola alberghiera Greggiati, che è la sede Ostiglia, proprio la sede della scuola alberghiera è Poggiolusco, provincia di Mantova. Loro sono quasi tutti alla fine, sono quarto e quinto anno, sono pronti a maturità, quindi pronti per entrare nel mondo del lavoro. Sono dei bravissimi ragazzi che, come diciamo sempre, a scuola sono in un modo, quando poi li portiamo fuori, come in questa occasione, cambiano. Quindi viva queste... Cioè queste cambiano nel senso che sono un po', come sono, dire, si emozionano. No, sono motivati, molto più bravi quando escono dall'ambiente scolastico rispetto a quando sono nell'ambiente scolastico, giusto? Sì. Vedi che mi dicono di sì. No, ragazzi, non so se questa era la vostra prima esperienza televisiva, vi ho visto leggermente, sono emozionati, ma questo è evidente, ci sta. La prossima volta sicuramente sarete molto più sciolti, ma proprio in virtù di questo fatto vi faccio tanti complimenti. Perché vedere dei ragazzi 17-18 anni che preparano già dei cibi che possono essere già presentati in qualunque ristorante come specialità locale, è vero? Esatto. Poi magari adesso va di moda, lo sapete anche voi, fare dei piatti elaborati con abbinamenti a volte impossibili, però la ricerca del gusto particolare adesso va molto di moda, ma noi rimaniamo legati molto alle tradizioni, perché proprio attraverso il nostro programma cerchiamo di insegnare alle persone che sono a casa non a fare delle cose strampalate, ma delle cose semplici che possono provare tutti. Mirko, oh, grazie per avermi invitato. Grazie a te per averci invitato. Li vogliamo ricordare tutti per nome? Allora, sono stati con noi Ilaria, Alessia, Giuseppe e Franco. Grazie Mirko per essere stato. Io ti aspetto ancora, portaceli ancora, magari nel mese di aprile o di maggio. Con questi ragazzi noi saremo contenti di averli ancora. Magari, ragazzi, questa volta va bene la tradizione. Inventatevi qualcosa, perché tanto in menù ne avrete bizzeffe, giusto? Sì. Anche di vini, ce ne sono bizzeffe. E poi quest'altra volta, cari Lari, invece di chiamare l'albergo, farò finta di entrare in un ristorante, così mi farai la reception, ok? Grazie a tutti, domani con Gianni Brancatelli, 10.30 ancora, ciao mamma. Ciao.